Ciao a tutti, oggi prepareremo la colomba salata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina manitoba, olio, uova, latte, pecorino, parmigiano, mandorle o pistacchi salati, granella di mandorle o granella di pistacchi, zucchero, salumi, olive, pomodori secchi, provolone, lievito istantaneo per torte salate, sale, semi di sesamo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo le farine l'olio le uova. Il latte, lo zucchero, il sale, la granella di mandorle o granella di pistacchi, quello che preferite. E il lievito istantaneo per torte salate. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. A questo punto aggiungeremo al composto i salumi tagliati a pezzetti o a cubetti, le olive. I pomodori secchi, il formaggio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi. Antiorario, velocità 4. Il composto è pronto e ben amalgamato. Trasferiamolo in uno stampo per colombe. Adesso prendiamo un tuorlo, lo amalgamiamo con un po' di latte e lo spennelliamo sopra. Adesso completiamo con le mandorle. E i semi di sesamo. A
questo punto inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa. La colomba salata è cotta, andiamo a impiattare. Colomba salata, grazie e alla prossima ricetta.